Buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo. Siamo pronti per la lezione di postural fitness. Scusate il ritardo, spero non ci sia nessuno che mi aspetta in diretta, perché in questi giorni, insomma, ho tantissimi impegni, sto cercando di conciliare tutto. E quindi partiamo subito. Ovviamente spero che lo facciate in differita questo allenamento e andiamo ad attivare il nostro timer e cominciamo. Andiamo sul tappetino, piedi sotto, piedi, scusate, devi posizionare un pochino meglio il tappetino. Allora, divarichiamo le gambe. Le punte leggermente all'esterno, pancia risucchiata, glutei sempre attivi, rilassiamo le spalle, prendiamo aria e mandiamo l'aria fuori. Vai, due. Allunghiamo in questo momento la nostra schiena e ossigeniamo il nostro corpo. Vai, prendi aria dal naso quando sali, manda l'aria fuori quando scendi dalla bocca. Ci sono vari modi di respirare, ma noi usiamo quello più classico. Prendiamo aria dal naso, mandiamo l'aria fuori dalla bocca. Vai, ancora gli ultimi due e poi mi fermo su con le braccia. E da qui sollevo una spalla alla volta, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E 8, blocchiamo il bacino avanti e andiamo a ruotare guardando indietro, ruotiamo solo il busto. Prendiamo aria, cambiamo rotazione, mandiamo l'aria fuori, ancora su, prendo aria, mando l'aria fuori. Vai, l'ultima volta e ritorno, porto le mani sulle anche, vado giù, apro bene le spalle. E poi arrotondo la schiena e salgo, vai, due, vai, tre, vai, quattro, vai, cinque, cerchiamo di lavorare con la schiena, sei, sette. E l'ultima volta, 8. Perfetto, andiamo con le mani sui fianchi, adesso circonduzione del busto, apriamo bene le spalle e via. 1, 2, facciamo tutto il giro, 3, andiamo anche un pochino indietro, 4 e 5, cambio dall'altra parte, 1, 2. 3, 4 e 5. Da qui braccia lungo i fianchi, braccio destro su, prima mi allungo come se volessi toccare il soffitto, poi fletto leggermente a sinistra senza chiudermi in avanti, quindi mantengo le spalle frontali. 2, prendi aria quando sali, manda l'aria fuori quando fletti. E da qui ritorna con le mani ai fianchi, adesso disegna dei cerchi con il bacino, quindi fai delle circonduzioni, 2, 3, 4, 5 e cambia verso 1, 2, 3, 4 e 5. Da qui prendi aria. Fai un tuffo avanti e prova a scendere, rilassa le spalle, rilassa la cervicale, rimani in questa postura per qualche secondo e respira. Da qui lascia la mano sinistra a terra e sali con il braccio destro, la mano è aperta e rivolta verso l'esterno e cambio, prendo aria e mando l'aria fuori e cambio, prendo aria. E mando l'aria fuori e cambio ancora, prendo aria e mando l'aria fuori.
e cambio, ruoto i piedi a destra, poggio il ginocchio sinistro, rilasso il piede, controllo che la linea anteriore sia, diciamo che il piede anteriore sia davanti al ginocchio e spingo l'anca verso il basso. Posso rimanere in questa posizione sentendo l'allungamento dello psoas, oppure posso provare a mettere le mani sulla coscia e rimango qualche secondo così. Da qui distendo le braccia e allungo la schiena in alto. Poggio di nuovo le mani a terra, spingo il bacino indietro e distendo la gamba anteriore. Vado a fare una bella gobbetta e guardo l'ombelico. Ritorno avanti, punto il piede posteriore sul tappetino e provo a distendere tutte e due le gambe, guardando sempre il ginocchio, quindi guardo in basso. Ok, ritorno al centro e cambio, vado dalla sinistra ed effettuo gli stessi esercizi. Spingo bene con l'anca in basso, se ce la faccio porto le mani qui sulla coscia, rimango in questa posizione, spalle rilassate e poi provo a distendere le braccia in alto. Ritorno giù. Distendo la gamba anteriore, faccio una bella gobbetta e guardo il ginocchio. Da qui ritorno avanti, punto il piede posteriore sul tappetino e provo a distendere tutte e due le gambe. Da qui porto le mani al centro, vado a chiudere i piedi alla larghezza del bacino, piego le ginocchia e salgo su piano piano, sgrotolando la schiena. E adesso andiamo a fare un lavoro per le nostre gambe e soprattutto per la nostra postura. Quindi andiamo in posizione dello squat, mani al petto, andiamo giù cercando di spingere subito il sedere fuori e mantenendo le spalle in apertura e poi distendiamo le braccia, le portiamo vicine alla nostra testa e ci portiamo sulle punte in equilibrio. Vai. Uno. Allunghiamoci per bene in alto. Due. Tre. Quattro. Cinque. 6, 7, 8, 9, 10 e stop, recupera, sciogli un pochino le gambe, poi lo rifacciamo di nuovo per 10 volte. Quindi posizioniamoci nuovamente con la posizione dello squat, cerchiamo di rispettare la tecnica del movimento, quindi spingo dietro, apro le spalle e poi su, uno, sento le gambe e i glutei attivi, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Benissimo, adesso mi porto all'estremità del tappetino. Piano piano srotolo la schiena verso il basso, piego le ginocchia e poggio le mani a terra. Da qui rilasso bene la cervicale e le spalle e dondolo avanti e indietro portando il carico una volta verso la punta
del piede, una volta verso il tallone e ovviamente il carico passa per tutta, su tutta la pianta del piede. Da qui vado giù, posizione quadrupedica, andiamo con i polsi sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, rilassiamo le spalle, andiamo ad inarcare la schiena portando il sedere verso l'alto, lo sguardo avanti e poi arrotondiamo la schiena e portiamoci con lo sguardo all'ombelico. Vai, due, cerchiamo di mantenere le braccia distese e ferme e la schiena che lavora, tre, quattro, cinque, sei, sette, e 8. Punto i piedi sul tappetino e vado su con il bacino e indietro, quindi distendo le braccia. Se ce la faccio distendo anche le gambe e porto i talloni a terra. Dobbiamo cercare di aprire le spalle, quindi non incastriamo il collo. Cerchiamo di spingere sul sedere e il dorso in basso. E respiriamo in maniera profonda. Ok, ritorno e adesso mi preparo per il lavoro dei glutei. Andiamo con la gamba destra prima di tutto ad effettuare questo lavoro. Andiamo a distendere la gamba su, mi metto un po' più avanti. Da questa posizione dobbiamo cercare la massima lunghezza della nostra gamba e del nostro piede, attivare il gluteo. Da qui andiamo ad incrociare la gamba dietro e ritorniamo su. In questo movimento dobbiamo inoltre cercare di mantenere l'ombelico risucchiato, il bacino fermo e la testa in linea con la schiena. Quindi ci deve essere un forte controllo del corpo. Vai su e incrocia. Uno, e ritorna, stringi bene il gluteo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, rimani su e molleggia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e recupera. Puoi sciogliere un po' i polsi e le spalle se vuoi e poi ti riporti in questa posizione. Questa volta andiamo con la gamba 90 su, stesse indicazioni di prima. Andiamo ad incrociare la gamba dietro e ritorniamo a spingere con il tallone verso l'alto. Dobbiamo sentire una stretta al gluteo. Rilassiamo le spalle, collo lungo e via. Uno, controllo del corpo. Due, tre, quattro, spingi in alto col tallone, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, rimani su, 10 molleggi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Unisci le punte dei piedi, divarica le ginocchia e allunga la schiena, le braccia avanti. Ok, da qui andiamo a lavorare
con l'altra gamba, voi potete rimanere in posizione, io mi giro per farvi vedere il lavoro dall'altra parte. Stesse indicazioni di prima, vado a distendere la gamba sinistra, la porto su massima lunghezza e poi incrocio dietro e distendo su di nuovo senza dondolare con il corpo, quindi cerchiamo di mantenerlo stabile. 1, 2, 3, contrai bene il grande gluteo quando sali, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani sul molleggio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, sciogli i polsi, sciogli le spalle e poi andiamo con il secondo esercizio a gamba flessa. Da qui su, spingi il tallone in alto e incrocia, massima stabilità del corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani su e molleggia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da qui unisci i piedi, divarica le ginocchia e distendi le braccia. Ok, adesso andiamo pancia a terra. E andiamo a lavorare con i muscoli propri della schiena. Perfetto. Da qui portiamo i gomiti attaccati al busto. La fronte solleviamola di poco da terra, non c'è bisogno di salire troppo, lo sapete. Lo sguardo rimane sempre verso il tappetino. Da qui avviciniamo i gomiti al busto e poi distendiamo le braccia. Ovviamente dobbiamo mantenere sempre la posizione in alto, ok? La fronte non si poggia più a terra. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorno giù, rilasso e poi lo rifaccio la seconda volta. Facciamolo meglio, cerchiamo di avvicinare bene i gomiti al busto e poi distendiamo completamente le braccia mantenendo questa postura che ci permette la contrazione della muscolatura paravertebrale e della muscolatura dorsale. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 e recupero. Porto le mani sul tappetino e piano piano vado indietro e mi allungo. Ok, adesso vado in posizione laterale, vado sulle ginocchia, distendo la gamba destra, spalle e bacino rimangono in posizione frontale, mi raccomando,
braccia aperte, spalle rilassate, da qui fletto, mantenendo sempre le spalle in apertura e poi ruoto. Visto che vado a ruotare soltanto il busto, la rotazione è veramente piccola perché il bacino non deve ruotare insieme al busto, ma deve rimanere fermo. Vai. Uno, e ruoto piccolo piccolo. Due, e ruoto. Tre, e ruoto. Quattro, e ruoto. Cinque, e ruoto. Da qui porto la mano sotto la spalla sempre. Le dita laterali. Vado con la mano dietro la nuca, cerco di mantenere sempre il bacino e spalle frontali e piego la gamba. Da qui apro il ginocchio, stendo e poi ritorno indietro. Vai. Due. E ritorno. Tre. Quattro. 5, massima stabilità del corpo. 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta rimani su e distendi e piega. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e giù. Questo è un esercizio che verifica un po' la forza che abbiamo nella muscolatura dell'anca, che dobbiamo assolutamente, diciamo, aumentare. Da qui andiamo giù. Portiamo, vedete, questo lo conoscete, portiamo i piedi in alto, l'altra mano dietro la nuca se ce la faccio e da qui chiudo e apro il ginocchio in alto e indietro, quindi devo sentire questa zona che si attiva per spingere l'anca in apertura e il bacino ovviamente deve rimanere frontale. Uno. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Da qui poggio la gamba che sta sotto. Continuo con il movimento dell'anca, porto un ginocchio contro l'altro e distendo, sempre con le mani dietro la nuca, non perdiamo la stabilità del corpo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, rimango qui e vado avanti con la gamba e poi ritorno indietro lateralmente spingendo la punta, vedete, in distensione. 2, 3, anche qui cerco di non dondolare, rimango stabile. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rimani qui, molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciolgo, do qualche colpetto alla muscolatura, la massaggio. E da qui distendo la gamba che sta sotto, posso anche poggiarmi con la testa
e vado su e giù ad attivare gli adduttori molto importanti, che non sono dei muscoli molto forti, quindi li dobbiamo tonificare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piede sempre in flex, 8, 9, rimani su e da qui, piega e stendi la gamba senza appoggiarla, 2, porta il tallone al gluteo e poi distendi, 3, 4, 5, 6, senti quanto sono attivi gli adduttori, 7, 8, 9, rimani qui e molleggia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, recupera, benissimo. Adesso andiamo su di nuovo in ginocchio e lavoriamo con l'altra gamba distesa lateralmente, braccia su, vado a flettere e poi ruoto di pochissimo il busto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo 8. E da qui vado ad appoggiare la mano a terra, l'altra mano dietro la nuca e vado a chiudere le ginocchia. Apro il ginocchio all'esterno, distendo e ritorno indietro. 2, 3, cerchiamo di mantenere la postura, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani e calci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e giù. Vado su con i piedi, apro, chiudo il ginocchio, le mani tutte e due dietro la nuca e stabilità del corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da qui poggia la gamba a terra, quella che sta vicino al pavimento, chiudi le ginocchia e distendi. 1, controlla sempre la postura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani qui e vai avanti, piede in flex e poi spingi la punta indietro insieme al gluteo che si attiva, 2, 3, stabilità del corpo, mi raccomando, non ruotate il bacino, 4, respira, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani qui, molleggia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù.
Dai qualche colpetto al gluteo, massaggialo, poi distendi l'altra gamba, piede in flex e poggia la testa. Da qui sali e scendi giù. Uno, due, tre, è rimasto contratto, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, rimani su con la gamba e piega e stendi senza appoggiare, due, cerca di forzare gli adduttori, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, da qui molleggia, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e giù. Ok, andiamo adesso in posizione seduta, portiamo le mani sulle tibie, distendiamo la schiena cercando di allungare, come se ci fosse un filo immaginario che ci tira su dal centro della nostra testa, cerchiamo di allungarci in alto e poi arrotondiamo la schiena distendendo bene le braccia e guardando l'ombelico. Due, respiro, prendi aria, tre, manda l'aria fuori, quattro, cinque, sei, sette e l'ultima volta, otto. Vai giù, scendi piano piano piano, porta le gambe distese e proviamo a fare il roll up, quindi braccia dietro. Da qui che cosa facciamo? Portiamo le braccia su, andiamo a chiudere il mento e ad attivare il nostro addome. Flettiamo i piedi e cerchiamo di sollevarci in questo modo senza staccare i piedi da terra. Andiamo su con la schiena, ci tuffiamo avanti portando la testa tra le braccia e poi da qui srotoliamo la schiena andando a terra di nuovo. Questo diciamo che è un pochino difficile, se volete potete anche piegare le gambe, partite sempre da dietro, solito discorso, attivo l'addome, se non ce la faccio a salire prendete la coscia qui dietro e con la forza della gamba soprattutto tiratevi su, quindi è la gamba che spinge oltre anche al vostro addome e vi aiuta, e da qui andate giù e ritornate indietro. Ok, vi ho fatto vedere questa doppia modalità, proviamoci. Vai su, uno, piede in flex, vai giù e ritorna, punta, due, mi tuffo avanti e vado, tre, scusate ho meno spazio del solito, quindi quattro, cinque, piano piano, sei, sette, allungati,
e poi di nuovo poggia la schiena piano piano a terra. 7. L'ultima volta 10. Ok, da qui porta i talloni a terra, la schiena leggermente indietro, ok? Mantieni attivo l'addome, se non ce la fai così, porta la schiena un po' più su, non ti preoccupare. Da questa posizione andiamo ad aprire il braccio indietro e lo guardiamo e ritorniamo qua. Dall'altra parte, 2 e ritorniamo. 3, 4, 5, 6, 7. 9 e l'ultima volta 10, rimani qui e molleggia avanti e indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e piano piano vai con la schiena a terra. Ok, porta le braccia rilassate giù. Adesso facciamo un lavoro con i glutei di nuovo e con la schiena. Da qui dobbiamo portare il bacino in retroversione, significa che dobbiamo staccare dal tappetino prima di tutto il coccige, poi la zona lombare, fino ad arrivare alla zona scapolare e dobbiamo stringere bene i glutei, portare la pancia in alto da qui. La discesa è più difficile perché bisogna appoggiare prima le vertebre dorsali, poi le vertebre lombari e infine il coccige. Ok? Lo facciamo per 10 volte. È un lavoro sì di rinforzo, ma soprattutto di percezione della nostra colonna vertebrale. E vai, 1 e ritorna. 2 e ritorna. 3 e giù. 4 e giù. 5 e la schiena fa lo stesso movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8
10, rimani su, distendi la gamba e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ritorno. Andiamo ad accavallare l'altra e vado a spingere su e poi scendo piano con la schiena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultima volta, rimani su, distendi la gamba e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ritorna giù. Ok, porta le mani dietro la nuca, distendi le gambe, da qui sali con le spalle e ritorna giù piano piano. Cerchiamo di attivare bene la nostra, il nostro addome e controlliamo soprattutto la fase di discesa mantenendo la contrazione dell'addome. 1, guarda in alto, mento su. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui andiamo adesso con il braccio sinistro su e vado a toccare la punta e poi ritorno in questa posizione. La gamba sale e scende distesa. 1, 2, 3, 4, 5, cerca di spingere su la spalla, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10, ritorna con tutte e due le mani indietro, dietro la nuca e sali e scendi con le spalle. 1, 2, non inarcare la schiena, cerca di controllarla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo, 10. Braccio destro su e raggiungo la punta del piede. 1, 2, 3, 4, cerca di spingere verso l'alto, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultima volta, 10 e ritorno. E rilasso completamente braccia e gambe.
allungo l'addome e respiro. Da qui porto il ginocchio destro al petto e rimango in posizione e poi faccio delle piccole circonduzioni con il ginocchio al petto, appunto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Distendo la gamba su e porto le mani incrociate dietro il ginocchio e tiro. Rilassa le spalle, allunga bene il collo e rimani qualche secondo in postura. Riporto le gambe al petto e scambio. Vai in circonduzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, distendi la gamba su e tira. Riporta tutte e due le gambe su, distendi le braccia lateralmente, porta le gambe a destra e lo sguardo a sinistra e senti la tensione che va dalla spalla al dorso e all'anca in particolar modo. Le ginocchia però cerca di avvicinarle bene alla pancia. Riporta le gambe al petto e cambia. Ok, da qui esci dalla posizione, dallo stesso lato in cui sei girata, portati in posizione seduta, distendi le gambe e porta le mani, vedete, gira con le dita verso dietro, spingi bene il petto, respira, mantieni questa postura, allunga bene la schiena in alto e poi, mantenendo questa postura, distendi le braccia su e ritorna verso il basso senza perdere la distensione della schiena. 2, 3, 4, 5 e giù. Divarica le gambe, porta sempre le mani dietro il sedere, apri bene il petto e cerca una buona postura, respira profondamente e da qui vai su e scendi con le braccia mantenendo il petto fuori. Scusate, ho dei lavori qui sotto di ristrutturazione, quindi sentirete trapanare. 2, 3, 4 e 5 e da qui scendo e rimango giù qualche secondo.
Ok, ritorno su, mi porto sulle ginocchia, vado sui piedi e srotolo la schiena, ritorno in posizione iniziale e prendo aria e mando l'aria fuori e stop. Grazie mille per la partecipazione. Che voi lo facciate in diretta o in differita poco importa, l'importante è che vi allenate almeno 3 ore a settimana, anche diciamo mischiando i vari allenamenti, però diciamo è consigliabile fare almeno 2 volte lo stesso allenamento e magari il terzo cercate di variare. E ancora grazie, ci vediamo domani con Soft Gym alle ore 8 e poi alle ore 9 abbiamo Total Body in diretta. E buona giornata a tutti e a prestissimo. Ciao!